La Befana viene di notte, ricorda un'antica cantilena per rassicurare ogni bambino che al suo risveglio i doni saranno lì al suo fianco. Ma se un bimbo è costretto a stare lontano da casa perché è ricoverato in ospedale, come farà la Befana a trovarlo? Vuol dire che verrà di giorno e sempre carica di doni. Perché così avviene puntualmente ogni anno nel reparto di pediatria dell'ospedale Iazzolino grazie all'associazione Piccoli Grandi Grisù Onlus dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. E così, in sella alla sua immancabile scopa, la Befana, issata dall'autoscala dei pompieri, una volta raggiunto il tetto si è calata fino alla finestra della pediatria ed ha colto di sorpresa i bimbi, comunque pronti ad accoglierla con emozione ed allegria. Ormai sono 4 anni che abbiamo avuto l'idea di fare questo tipo di manifestazione, che poi manifestazione non è, ma è un momento in cui noi Vigili del Fuoco pensiamo ai piccoli ammalati che sono all'interno del reparto pediatria dell'ospedale. Lo facciamo con molto piacere, pensando di portare un po' di sollievo alla sofferenza che i bambini in questi giorni di festa purtroppo hanno. Quest'anno poi, a fianco della Befana dei Vigili del Fuoco, si sono pure ritrovati i carabinieri forestali della stazione di Mongiana, che hanno portato doni impregnati sul tema del rispetto dell'ambiente. Noi anche come carabinieri forestali cerchiamo di portare sempre una parola di conforto soprattutto a chi soffre, in questo caso ai più piccoli, e facciamo anche dei percorsi di educazione ambientale e ne approfittiamo per far capire quanto sia importante tutelare l'ambiente per il loro futuro. Quindi cerchiamo di non inquinare, di non incendiare. A tal proposito ci sono anche qua i colleghi dei Vigili del Fuoco che durante l'estate hanno fatto un lavoraccio proprio per spegnere tutti i roghi che sono stati appiccati. E dico io, non cerchiamo di tutelare l'ambiente in tutti i modi. Per questo giorno almeno è stato più facile ottenere un sorriso da questi bimbi costretti a vivere i giorni della festa in ospedale. Quest'anno abbiamo avuto questa sorpresa di avere i carabinieri forestali che hanno aggiunto una nota, oltre che da un punto di vista propositivo anche il discorso della tutela dell'ambiente, che giustamente i bambini ancora non sono magari in grado di capire, però è un seme che si pianta per una crescita futura della cultura ambientalista, che mi sembra una cosa fondamentale in questo momento storico del nostro paese. Quindi ringraziamo i carabinieri forestali, che non è che hanno messo in secondo piano i nostri storici ormai vigili del fuoco con la Befana, si sono affiancati ed è una cosa nuova che si affianca a quella precedente, che noi abbiamo apprezzato molto e che speriamo che ancora continui negli anni a venire.